Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Nelle prime ore della mattinata, nell'ambito dell'indagine convenzionalmente denominata Cuncuma, un centinaio di carabinieri dell'Arma Territoriale di Palermo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 11 soggetti, di cui 10 in carcere ed uno ai domiciliari, ritenuti responsabili, tra l'altro, di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte dai militari della stazione di Palermo Centro nel periodo giugno-novembre 2018, anche mediante attività tecniche, hanno consentito di acquisire decisivi elementi di prova nei confronti di un sodalizio criminale operante nel quartiere Capo di Palermo, e di individuare il Cicchi Benito, il promotore dell'organizzazione che sovraintendeva alle complesse attività di gestione della piazza e riceveva i proventi dello spaccio. L'organizzazione, per come ricostruito dai carabinieri, poteva contare su una copiosa schiera di pusher e vedette, che operavano con serrate turnazioni giornaliere, in sinergia con i responsabili operativi della piazza ai quali spettava la custodia del denaro provento delle cessioni di stupefacente. Ma soprattutto aveva la disponibilità di magazzini e garage, riconducibili ai membri dell'organizzazione, posti nelle immediate vicinanze della piazza di spaccio, dove poter occultare e stoccare lo stupefacente in modo tale da poterne disporre prontamente. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.